Buongiorno carissimi, bentrovati in questo primo giorno del mese di settembre. Per la nostra arcidiocesi di Pescara Penne oggi è festa perché ricordiamo la dedicazione della chiesa cattedrale. Ecco perché la liturgia della parola di oggi è tratta proprio dal comune della dedicazione della chiesa. Si possono scegliere varie letture. Io oggi ho scelto la prima lettura tratta dal primo libro dei Re, siamo al capitolo 8, e la famosissima preghiera che Salomone innalza per l'apertura del Tempio, quel Tempio che Re Davide voleva costruire a Dio, ma che è stato poi Salomone a costruire, e innalza una preghiera davanti all'altare del Signore, l'altare di Dio, innalza le sue mani verso il cielo e dice: Signore, Dio di Israele, non c'è un Dio come te, né lassù nei cieli né quaggiù sulla terra. Si traccia, ecco, la fedeltà di Dio in tutto quello che fa, la sua grandezza, ma dopo si dice ancora così: Volgiti alla preghiera del tuo servo e alla sua supplica, Signore mio Dio, per ascoltare il grido e la preghiera che il tuo servo oggi innalza davanti a te. Siano aperti, sentite, sentite, i tuoi occhi notte e giorno verso questa casa, verso il luogo di cui hai detto, lì porrò il mio nome. Ascolta la preghiera che il tuo servo innalza in questo luogo. Ascolta la supplica del tuo servo e del tuo popolo Israele quando pregheranno in questo luogo. Ascolta nel luogo della tua dimora in cielo. Ascolta e perdona. C'è questo richiamo, ecco, all'ascolto, l'ascolto che Dio aveva detto al popolo: Ascolta Israele, il Signore è il tuo Dio, il Signore è uno solo, lo Shema Israele. E Salomone dice a Dio di ascoltare la voce del suo popolo, in quel luogo notte e giorno. Ed è bello perché entrare nella casa di Dio, che è casa di preghiera, luogo di incontro con il Dio della vita, ci porta il brano del Vangelo che ho pensato oggi di scegliere fra i tanti proposti dalla liturgia e dal lezionario. Ecco, ho scelto proprio l'incontro di Gesù con Zaccheo. Siamo al capitolo 19 di Luca, dal versetto 1 al versetto 10. Ed è bello perché Gesù entra nella casa di Zaccheo, in quell'ingresso, nell'accogliere Gesù, non soltanto nella sua casa, ma nel suo cuore, Zaccheo comincia quel cammino di conversione. Ogni volta allora che noi entriamo nella casa di Dio, entriamo nella chiesa, ecco, è in moto la nostra conversione, l'incontro con il Dio della vita, che non può fare nient'altro che aiutarci a fare verità nel nostro cuore e quei cammini giusti, belli, di riconciliazione, di fraternità, di amore vero. Ecco perché il versetto del Vangelo dice: In mezzo a loro sarà la mia dimora, dice il Signore. Io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Pensare come in un territorio dove c'è la Chiesa, dove c'è la presenza del Signore, l'Eucaristia che è lì notte e giorno. E oggi vi invito veramente a fare una piccola ricerca, ecco, a trovare anche su internet quella che è la preghiera di dedicazione della Chiesa. Ed è bellissima perché è fonte, ecco, di insegnamento per noi, ma sono parole veramente profonde, una lettura, ecco, di alcuni stralci. Chiesa santa, vergine eletta del Signore, che ricopre dei suoi tralci il mondo intero e avvinta al legno della croce, innalza i suoi virgulti fino al cielo. Chiesa beata, dimora di Dio tra gli uomini. Tempio santo, costruito con pietre vive sul fondamento degli apostoli, in Cristo Gesù, fulcro di unità e pietra angolare. Ecco perché celebrare la dedicazione di una chiesa cattedrale, come per esempio noi celebriamo la dedicazione della Basilica Lateranense il 9 di novembre, perché è la sede del Papa, la cattedra del Papa, quella cattedra che presiede su tutte le cattedre del mondo, così celebrare la dedicazione della Chiesa Cattedrale in una porzione di territorio che è la diocesi, ecco, fa sì che quello che ho appena letto veramente si concretizzi sempre di più. E la Chiesa è formata da pietre vive, che siamo noi, sul fondamento degli Apostoli, che è il Vescovo successore degli Apostoli, in Cristo Gesù, fulcro di unità, e pietra angolare, è su Cristo che si poggia
tutta la chiesa e quindi rimane in piedi. Ancora la preghiera di dedicazione continua e dice: Chiesa sublime, città alta sul monte, chiara a tutti per il suo fulgore, dove splende lampada perenne l'agnello e si innalza festoso il coro dei beati. Ora, Padre, avvolgi della tua santità questa chiesa, perché sia per tutti un luogo santo. Ecco, il Signore ci avvolge del suo amore ogni volta che entriamo in quel luogo santo, che veramente oggi l'ingresso in qualsiasi chiesa dove abbiamo la possibilità di farlo, e così è veramente sentirsi avvolti dalla presenza del Signore che ci chiama a sé per parlare al nostro cuore, per donare tutto se stesso a ciascuno di noi. Vi auguro così di vivere una buona e una santa giornata. Un abbraccio fraterno a ciascuno di voi e ci vediamo domani per il nostro appuntamento.